La prima puntata dei ragazzi del Bambin Gesù su Rai 3 è stata vista da quasi 1 milione di spettatori. Il documentario ideato da Simona Ercolani, che ha esordito domenica 19 febbraio, ha mostrato i piccoli pazienti alle prese con la malattia, la paura, i genitori ansiosi e le fatiche di ogni giorno. Le telecamere che per un anno intero hanno seguito le vicende di chi è ricoverato e delle loro famiglie hanno tentato di restituire l'autenticità di tutto ciò, raccontando la malattia per quello che è davvero, senza alcun abbellimento. L'obiettivo a quanto pare è stato centrato in pieno, considerato il grande successo che ha riscosso la prima puntata sui social, dove ha raccolto grandissimi complimenti. Apprezzamenti espressi dal popolo del web sono stati indirizzati anche ad Daria Bignardi, la direttrice di rete che ha fortemente creduto nel progetto. Un nutrito gruppo di spettatori impressionato dalla forza d'animo dei ragazzi del Bambin Gesù ha espresso il desiderio che il documentario possa essere trasmesso in prima serata. Dovremmo dire grazie a Daria Bignardi per aver portato su Rai 3 un capolavoro, ha scritto il blogger dell'inchiesta Alessio Pecoraro. Non abbiate paura di guardare i ragazzi del Bambin Gesù perché è un programma che gronda tantissima vita, ha aggiunto Riccardo Bocca, e giornalista dell'Espresso. E ancora leggiamo: programmi simili meritano la prima serata e di essere visti nelle scuole.